Le ripeto che se non ha l'appuntamento io non posso farla passare. E io le dico che è importante che gli parli. Non insista, il titolare è molto occupato. Non importa, aspetterò che finisca il suo lavoro. Gli riferisca che è importante che io lo veda subito. Attenda un attimo, la prego. Insiste per parlarle di un argomento strettamente personale. Evitami questa seccatura. È sicuramente qualcuno in cerca di lavoro. Ci ho provato, ma credo che non se ne voglia andare. Ma inventa la scusa qualsiasi. Sì, buongiorno. Sono Carlo Paoli. Mi ha riconosciuto? Bene. Senta, avrei bisogno di definire di persona i dettagli per l'allestimento di quel convegno. Bene. D'accordo, sarò da lei giovedì alle 17. Buongiorno. Dice che se non può riceverla oggi, tornerà nei prossimi giorni. Ha detto che deve chiederle un piccolissimo piacere personale. Questa proprio non la evito. Buongiorno signora, in cosa possa esserle utile? Il mio nome non ha importanza. Lei non può conoscermi. Mi permetto di dirle però che non avrei molto tempo da dedicarle. Volevo solo sentire dalla sua voce di come va la sua salute. Ma non vedo alcuna relazione tra la sua visita e la mia salute. Mi sembra che lei adesso non abbia problemi di alcun genere. Prego, si accomodi.